Claudio Spadoni, direttore del MAR, siamo qui per tracciare un bilancio di questo 2010 che ha visto l'importantissimo successo della mostra sui preraffaeliti. È una mostra che abbiamo realizzato insieme ai curatori del Smolian Museum di Oxford, che ha avuto qui la sua primogenitura e che poi è stata trasferita ad Oxford. La prima realizzata sui preraffaeliti in Italia. A noi ha dato particolare soddisfazione perché non solo ha portato un contributo nuovo di conoscenza su questo movimento inglese di metà Ottocento, che è stato estremamente significativo non solo per l'Inghilterra ma naturalmente per l'Italia, ma anche per il numero dei visitatori. Quest'anno, ma sicuramente il 2011, sono stati fondamentali per la candidatura di Ravenna a capitale della cultura per il 2019. Cosa il MAR può fare per questa candidatura e che spazio può ritagliarsi? Beh, credo che il MAR abbia già fatto in questi anni molto per questa candidatura, allacciando rapporti con musei, istituzioni, collezioni europee molto importanti. Per quello che riguarda i programmi dell'immediato futuro, adesso noi abbiamo in via ormai di allestimento una grande mostra, la prima del genere, che ripercorre circa un decennio dell'arte italiana dalla Seconda Guerra Mondiale, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino ai primi anni 50, fino alla mostra di Picasso, con un titolo un po' tra l'ironico ma anche serio, l'Italia sedesta. E credo che questa mostra possa costituire un bel biglietto da visita anche poi implicitamente per la città, proprio per la sua candidatura alla capitale europea. Per quello che riguarda i programmi futuri, certamente dopo questa mostra bisognerà fare i conti, e sono conti molto molto difficili, con le disposizioni della nuova finanziaria. Il MAR con cosa dovrà fare i conti? L'ingiunzione è di non spendere più del 20% di quello che si è speso per attività culturali, quindi mostre e iniziative varie, nel 2009. Il che significa non riuscire a fare quasi nulla, perché noi sappiamo benissimo quanto in termini economici comportino le grandi mostre. Dunque, con questi tagli, se permangono, noi come istituzione comunale dovremmo rassegnarci ad un'attività che sostanzialmente può risolversi in valorizzazione soltanto del patrimonio che abbiamo, non mostre eclatanti, non mostre comunque dell'impegno come quella che ho appena citato ed altre che abbiamo fatto in passato. Questo non è semplicemente un taglio alle spese comunali. Questi tagli impediscono anche di utilizzare risorse che alle istituzioni pubbliche come la nostra vengano da privati. Questa disposizione di fatto impedisce anche alle istituzioni comunali come la nostra di ricevere delle sponsorizzazioni dai privati, e non si comprende in questo modo quale interesse abbia una città a ricevere decine e decine di migliaia di visitatori che vengono dall'esterno, che consumano, che quindi producono un indotto e che movimentano, per così dire, la parte economica della città stessa.